Tocorassia pu martignana, ecune messa pacalò, to frontili, vastu necrinu, vastu fiuru, tollemò. I giovani di Martignano hanno ogni fortuna, in testa hanno bei capelli, in bocca hanno un fiore. Martignano è il più piccolo paese della Grecia salentina, in cui si parla e si studia ancora oggi la lingua greca, un comune ricco di storie e monumenti, di leggende e racconti. Potrebbe essere d'origine romana. Più chiaro è il legame tra la storia di Martignano e la dominazione greco-bizantina, come confermano gli scavi archeologici in piazzetta San Nicola. Lo stemma di Martignano raffigura, sin dal 1500, la martora, un agile e astuto mammifero, un tempo comune nelle contrade salentine. Meraviglioso! Come l'acqua fresca delle nostre pozzelle. Meraviglioso! Come le storie incantate delle Stulare e delle Sciagudi. Meraviglioso! Come il grande palazzo nella piccola piazza. Martignano, paese di storia e cultura immerso nella natura. Meraviglioso! Palazzo Palmieri, che i martignanesi chiamano Luca Stieddu, è stato costruito nel 1500 con funzioni residenziali e difensive. Diede natali a Giuseppe Palmieri, il famoso marchese dei Lumi. Sulla facciata principale c'è un elemento architettonico molto interessante, il triscele, simbolo benaugurante che indica il movimento della vita e dell'energia del divenire. Sul portale d'ingresso, costruito nella seconda metà del Settecento, vi è lo stemma dei Granafei, ultima famiglia feudataria di Martignano, il leone con tre spighe di grano. Il palazzo è a due piani, con un cortile centrale. Al piano terra vi erano, in origine, la cappella di San Domenico, le stalle, le cucine e il deposito dell'olio. Dietro vi è un grande giardino, da cui arriva, ancora oggi, un bellissimo profumo di fiori d'arancio e gelsomino, che un tempo contrastava quello della sentina proveniente dal frantoio semipogeo, situato nel seminterrato del palazzo. Al primo piano vi erano le stanze del marchese e di rappresentanza. Il marchese amò l'agricoltura e disse che la migliore occupazione dell'uomo onesto. Piantò gli ulivi e scrisse di felicità. La fantasia popolare immaginava che di notte alcune donne si trasformassero in streghe e che salendo su dei cavalli girassero intorno al palazzo. Poi si trasformavano in formiche, passavano sotto le porte delle abitazioni e succhiavano il sangue dei neonati. Frutto della fantasia popolare era anche lo sciabuti, cioè un folletto che faceva scherzi nelle case. La sua dimora era il frantoio di Palazzo Palmieri. Oggi la struttura è sede del Parco Palmieri, un centro servizi al turismo e alla cultura. Martignano opens its doors to you and in its courts yard welcome you. Come and see us and you won't forget us. Meraviglioso!